E benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tekken 5. Il personaggio che andrò ad usare in questa puntata è Fang. Questo Fang è tipo come cosa, come si chiama il cattivo di Kung Fu Panda 1, ecco, diciamo che combatte per lo stesso motivo. Dai, 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 puoi fartela, a perdere più in fretta però. Che non è facile da usare. Ah, contro Jin, eh? Sei distante. Wow. Ah, ecco come si chiama quello di Kung Fu Panda, ecco, che assomiglia molto a, molto a Fang qui, Tai Lung, ecco. Sono molto simili lui e Tai Lung, molto. Ora abbiamo Marduk. Sì, certo, le foto per la tua sconfitta imminente. Mai nella vita aiuterò a fare perfetto con lui. Che mossa! Per chi ha giocato a Tekken 7, le mosse speciali alla Dea Dodd Live, ecco, visto che ho questa meccanica come con le mosse, come le trovate? Buone? Beh, di Tekken io non ho visto tutti i personaggi nel 7, ma pian piano ci arriverò. Allora, direi che questo qua è un combattimento alla Kung Fu Panda, alla Tai Lung, nel vero senso della parola. E scommetto che The Alien sta pensando alla stessa cosa.
qui ho avuto fortuna, dai. What up? Dai. Wow. Ah, contro Raven. Poi mi pare che questi personaggi di Tekken 7 siano stati presi da The All Alive. Veramente? Oppure hanno fatto qualche parodia dei personaggi, tipo Raven, c'è una donna che si chiama proprio Raven e qualcosa. Veramente? L'hanno un po' scombinato. Per non parlare di quello lì che parla in italiano proprio. Quello lì l'hanno preso da. Cioè, è stato ispirato da Ezio Auditore, dai. Il suo Excalibur 5 che parla italiano. Napoletano. Comunque, si è capita questa. Si è capita, eh. Io l'ho capita. Forse qualcuno non si è accorto di questa cosa. Dai, vieni. Vai così. No. Secondo me dovrebbero fare un bel Tekken versus The Alive versus Soul Calibur. Visto che alcuni personaggi ci sono stati nel mondo di Soul Calibur. Hayati Mishima, per esempio. Dai. Mamma mia, detto Raven. Già mi hai dato. Mi hai fatto arrabbiare nell'altra partita con Yoshimitsu. Anche qui ora. Che contraccolpo. Ah sì, poi vorrei scusarmi per non aver fatto uscire il video l'altro lunedì scorso, solo che visto che eravamo in visto che c'erano le feste, ho detto non lo porto. Ecco, aspetto lunedì. Questo che arriva, battuto. Vai così. Se quella non è la postura di Tai Lung, non so che cosa sia. Magari questo luogo in realtà è la battaglia finale di Kung Fu Panda 3.
Che fortuna! Ah, eccola qua. Sì, ma a parte che qua c'è un piccolo errore, perché nella sua storia si dice che suo padre è andato all'ospedale, non è che è morto. Mentre nella sua storia di Feng sì. Cos'è? A meno che non è andato all'ospedale e poi è morto, allora sì. Ok, allora in quel senso va bene la cosa. Se no non ha senso. Se poi è ancora vivo. No? Credevate che mi batteva, eh? Ah, quando volevo usare la mossa lì della schiena, ma volevo finirla da davanti. Vabbè. Bene, così. Piangi e disperati, bella. Cosa ho appena fatto? David Jim, ovviamente. Che però è più bella la sua forma demoniaca, quella diciamo superiore, ecco. Si vede nel film, c'è anche il Tekken Tag 2 Tournament. Forse il gioco originale non c'è, però nel film più il gioco c'è, sia quella di Kazuya sia quella di Jin. A me piace quella di Kazuya, ovviamente. E vai col boss finale, gente! Sì, a parte che poi diventa polvere, quindi come fai? No, spiegamelo. Ma l'unica mossa che funziona contro tutti è la mossa a schiena. Insomma, l'unica che fa danno è il segno. Che cavolo. Mm.
No, sono proprio perfetto, non ci credo. È battuto. Casualmente quella pergamena era lì, casualmente. E vabbè, se questo non fa tanto Kung Fu Panda, non so che cos'è. Veramente sembra la Tai Lung. Bene, e questo episodio di Tekken 5 finisce qui. Quindi, raga, votate il prossimo personaggio per la prossima settimana. Fatemi un favore, ditemi anche quello che poi, quello successivo, almeno così già mi preparo, ecco. Va bene? Quindi, ciao!